Allora, sulle note di questa così gioiosa canzone che speriamo possa portare bene al Catania, rieccoci qui sempre in diretta dai portali Pianeta Catania su Radio Catania in compagnia di Max Licari, Mario Licciardello, Emanuele Sicali e Alessandro Russo. Prima di andare a sviscerare la partita di oggi pomeriggio, tra l'altro intorno alle 11 avremo Maurizio Morante per parlarci un po' del Benevento, io vorrei subito con Alessandro Russo parlare di un'iniziativa molto interessante che riguarda un po' gli sportivi catanesi, no Alessandro? Sì, grazie Max. Sostanzialmente si è creato di recente un comitato che vuole che alcune delle, diciamo così, dei muri delimitanti lo stadio Angelo Massimino possano portare le immagini gloriose di ex giocatori ed ex allenatori che hanno fatto, anche ex presidenti che hanno fatto grande la storia del Catania, e quindi finalmente si è riusciti ad avere lo stabene anche del comune, e fra breve sarà lanciato un sondaggio perché si vuole che sia la città a stabilire quali siano i volti a raffigurare la storia del Catania in questi murales. Dovrebbero essere ben 60 immagini. Quindi 60 immagini, 60 protagonisti della storia rossazzurra scelti sostanzialmente dai tifosi del Catania tramite un sondaggio che si farà sui mezzi di informazione, al radio e quant'altro, no? Sì, proprio così. Chiaramente non è cosa facile andare a stabilire, visto che la storia del Catania noi la facciamo partire addirittura nel periodo pre-46, quindi andare a scegliere in un arco temporale lungo quasi 100 anni i personaggi non è cosa facile, per cui bisogna ahimè fare una scrematura, e l'Accademia delle Belle Arti sarà ben felice di mettersi a disposizione e di raffigurare questi volti che saranno scelti all'interno di questo sondaggio per fare in modo che questa fotografia gigantesca sulla storia del Catania diventi realtà. Una piccola notazione: di tutti i personaggi che hanno fatto la storia del Catania, chi è sottoposto al DASPO non potrà essere inserito nel sondaggio. Allora, naturalmente per quanto riguarda il discorso dei personaggi, poi al di là delle questioni, no, di carattere legale e quant'altro, la scelta comunque va ai tifosi, no? Poi quello è un discorso, no, ovviamente è stato detto dal comune. Comunque questo è un discorso che sicuramente poi andremo a sviscerare in futuro. Un'unica problematica secondo me potrebbe presentarsi se vengono scelti dei volti molto antichi nel passato per poter trovare delle raffigurazioni, no Alessandro? Sì, certamente i numeri per quanto riguarda il periodo molto al di là degli anni saranno diversi rispetto ai numeri più recenti, per cui ci sono dei periodi in cui si possono scegliere più personaggi. Chiaramente negli anni 60 con il Catania di Bella e di Marcoccio c'è la possibilità di una scelta maggiore. Anche i periodi recenti, seppur macchiati dalle ultime vicende, hanno la possibilità di trovare la loro collocazione con i personaggi che hanno fatto grande la nostra maglia, si sono innamorati della maglia e non l'hanno mai tradita. Perfetto, questa è una bella iniziativa, no? Poi magari naturalmente lo sceglieranno i tifosi, no? Li sceglieranno i tifosi, personaggi, ma 100 anni di storia. Scusami Max, sarà una bella lotta. Certo, perché ce ne sono tanti. Per esempio, lo dovessero chiedere a me in questo momento, dici, ma chi ti ha chiesto cosa? Dico Ennio Mastalli, visto che erano le giovanili, la promozione in Serie A, dico sicuramente Ennio Mastalli. Io personalmente, poi ognuno. Sì, naturalmente si parla sia di giocatori, allenatori, dirigenti e quant'altro, no? Quindi c'è tutti i personaggi che hanno ruotato intorno al calcio Catania. Io la mia scelta la posso dichiarare da subito, ovviamente Angelo Massimino. Lui già è sottinteso, ma Mario. Angelo Massimino senza se e senza ma. Io penso che, non lo so, io per quanto mi riguarda ci dovrei pensare, perché sono tanti giocatori che
nel corso di questi 100 anni, anche se io parto dal 46, ecco, quindi dal Catania 46, no? dalla storica società, ci sono tanti personaggi che comunque hanno fatto grande Catania. Se dovessi andare sul valore assoluto del giocatore che ha vestito la maglia del Catania, Pablo, ho indovinato, Barrientos. Potrebbe essere, però non lo so, io penso che il giocatore migliore, sia per caratteristiche tecniche sia per quello che ha rappresentato per il Catania in assoluto, sia Cinesinho. Però poi bisogna andare a vedere bene. Va bene, per adesso andiamo sulla Sicilia. Sì, ci sono quelli di contro che dicono che in campo vanno solo i calciatori, che talvolta sono così bravi da costruire una corazza e da non risentire delle pressioni esterne. Indubbiamente giocare al Massimino, con un Massimino così caldo e così deciso ad aiutare la squadra, potrebbe essere diciamo trainante per la vittoria. Io credo che attualmente la storia del Catania, ecco, prima parlavamo del passato, uno dei miei giocatori preferiti del passato che mi piacerebbe che fosse ricordato è Balassori, e che è riuscito tramite la sua permanenza a Catania a ritornare in sella, perché era stato praticamente preso a calci nel sedere dalla blasonata Juventus. Tramite il suo percorso a Catania è ritornato l'idolo e ha anche riconquistato la nazionale. Però ritornando all'attualità, mi viene in mente un paragone forse un po' eccessivo che mi ha suggerito qualche settimana fa la mia amica Katia Maugeri, direttrice editoriale di Metropolix e collaboratrice di Sicilia Journal. Ecco, cercando di vedere quello che è adesso la storia del Catania con un riferimento letterario, mi torna in mente a lei, e io sono d'accordo, Dostoevskij. Noi stiamo per affrontare un percorso purificatore, chiamiamolo così, con questa sofferenza, questa pena che è così cara a questo scrittore russo, e ci auguriamo tutti che da questo percorso si possa ritornare davvero a far parlare di noi in termini solo positivi. Allora, io invece vorrei con Alessandro Russo, che è qui accanto a me, ripercorre un po', dato che lui è veramente una memoria storica, fra l'altro sappiamo benissimo quale sia la sua storia, diciamo nella storia di Angelo Massimino, no? Ci sono state tante partite, no? nel campionato di Serie C, una volta si chiamava campionato di Serie C, adesso Lega Pro, è stato affrontato il Benevento, ma sono state affrontate, ecco, anche altre squadre. Tu hai diciamo dei ricordi particolari in merito a partite che ti hanno lasciato qualcosa? Sì, certamente io ricordo il periodo della stagione di Ciceri e Spagnolo. Quella fu la prima squadra che vidi all'opera in modo regolare ogni domenica. Parlo della stagione 74-75, campionato di Serie C con vittoria finale. E mio nonno Angelo Massimino ricordava ai calciatori che ha avuto in organico fino a pochi giorni prima di morire come quella squadra riusciva ad entusiasmarlo per certi versi più di altre squadre che hanno calcato palcoscenici di Serie A, per esempio. Quella squadra era una squadra votata all'attacco. Angelo Massimino viveva per il gol, era il suo momento di gioia assoluta, e quella squadra ne fece tantissimi. Appunto la coppia Ciceri Spagnolo fu in testa alla classifica dei cannonieri, e quel campionato rappresentò per lui un grossissimo traguardo, riportare la squadra in Serie B dopo essere stato, ahimè, va ricordato, tradito dalla città, dalla stampa, da tutta Catania, che ha voluto cambiare presidente, ha fatto di tutto per ottenere questa svolta. Poi invece il Catania Massimino riacquistò il Catania, tutta la città gli chiese di tornare e di fare questo grossissimo squadrone che ci riportò in Serie B. Non so se poi dobbiamo andare in pausa. Io ho una domanda, sì. Però era l'anno, io ancora non ero nato, me lo racconta mio padre, delle vittorie a suon di gol, no? Perché c'erano partite, per esempio quella contro il Bari, mi ricordo di, non so bene se quello era l'anno, gol annullati, il Catania segnava, vinceva le partite, ma proprio a suon di gol veramente.
Sì, accadde questo a cui stai facendo riferimento tu, accadde a Torre del Greco, era la partita finale, il Catania era tallonato dal Bari che aveva avuto qualche agevolazione a livello di una partita che gli era stata fatta ripetere, e il Catania doveva necessariamente vincere in un campo difficile come quello di Torre del Greco, e riuscì, pur avendo anche dei gol regolari, segnato uno di questi segnato da Claudio Ciceri, riuscì a vincere per ben 3-0, e quella fu la festa della città che riconquistava la Serie B. No, io prima di andare in pausa volevo chiedere ad Alessandro se ricorda qualche episodio col Benevento in particolare. Col Benevento in particolare mi vengono in mente i giocatori che sono stati da entrambi le parti. Io penso a Tiziano Di Sidoro, che fu uno degli ultimi attaccanti voluti da Angelo Massimino e che ha contribuito a fare in modo che il Catania facesse, diciamo, delle buone stagioni, non buonissime ma delle buone stagioni. Quando andò via fu rimpianto, anche perché ci fece anche il gol dell'ex. Era un calciatore che parlava poco, però molto veloce, abbastanza tecnico per essere un giocatore di Serie C. Poi penso a Passiatore, che invece fu acquistato nelle stagioni successive da noi nella dirigenza di mio fratello Angelo, di mio zio Pino Inzalaco e di mio zio Conti, un altro calciatore che ha lasciato il segno, perché non segnava tantissimo, però riuscì quell'anno il Catania di Piero Cucchi a ritornare ancora una volta in Serie B. E con Massimino è vero, e anche con gli eredi Massimino si è vivacchiato, ecco, a voler essere cattivi come talvolta qualcuno fa, non si sono raggiunti traguardi prestigiosi, perché la squadra dalla Serie A è stata ricacciata tutte e due le volte che Angelo Massimino l'ha portata, però la sincerità di quest'uomo, la passione, la trasparenza di quest'uomo è indubbiamente un qualcosa che ha lasciato il segno, tant'è che adesso, a distanza di tanti anni, la città di Catania è tornata ad amarlo. Perfetto, è un argomento che voglio toccare, anche perché fra tre ore sostanzialmente il pubblico del Massimino dovrà incitare il Catania in questa difficile partita. Vorrei ricordare insieme ad Alessandro altre cose che riguardano questa importante iniziativa per quanto riguarda i murales del Massimino. Innanzitutto, a rettifica di quanto credo abbia accennato prima, i volti saranno 40 e non 60, si era pensato di farne 60, ma in effetti per motivi di spazio la scrematura sarà di 40 elementi. E poi ricordo che da lunedì sul sito www.muralescatania.it sarà possibile partecipare al sondaggio che vedrà attiva questa selezione dei personaggi da scegliere. Tutto è nato dalla prima scelta del comitato che si è occupato di valorizzare alcuni personaggi che hanno fatto la storia del Catania, ed è legato alla riscoperta tardiva, ahimè, di Giza Kertész, che è stato allenatore del Catania negli anni 30 e negli anni 40, un eroe che è stato poi fucilato a Budapest nella sua Ungheria perché aveva dato rifugio a degli ebrei, insomma. E questa storia è stata portata avanti da noi autori di tutto il Catania minuto per minuto, in particolare da Filippo Solarino, che ha capito immediatamente la valenza storica di questo personaggio, e negli anni dopo le pubblicazioni del volume si è costituito un comitato pro Giza Kertész, che è riuscito a far intitolare dal comune di Catania una via cittadina. La via è stata già selezionata, è la via che collega via Galermo, via Sebastiano Catania, però ancora manca l'intitolazione ufficiale, la parte burocratica, la parte della cerimonia vera e propria, che speriamo venga fatta quanto prima. Ecco, da quella iniziativa, dalla riscoperta di Giza Kertész, si è pensato, grazie soprattutto ad Emanuele Rizzo, che è uno dei ragazzi che collabora attivamente con noi di tutto il Catania minuto per minuto, alla possibilità di creare quest'altro importante segnale per quanto riguarda l'appartenenza alla nostra città, una riscoperta della nostra memoria storica con questo omaggio ai grandi 40 volti della storia del Catania Calcio.
E ribadiamo, questa è una bellissima iniziativa, fra l'altro ci sono i ragazzi dell'Istituto d'Arte, se non ho capito male, che poi realizzeranno questi murales, quindi sarà anche un'occasione per questi ragazzi di mostrare il proprio talento, una cosa molto molto bella e molto interessante, però poi è chiaro che una volta giunti a gennaio, sostanzialmente la sosta è a cavallo fra dicembre e gennaio, bisognerà fare una valutazione complessiva sull'organico quando si aprirà la finestra del calciomercato e vedere un po' che tipo, no Alessandro, di obiettivi si vogliano fissare per il prosieguo stesso del campionato, perché abbiamo letto che comunque ci sarebbe l'idea di tentare qualcosa che potrebbe sembrare miracoloso in questo momento, cioè un aggancio della zona playoff, però è chiaro che per fare quello bisognerebbe puntellare la squadra con degli elementi che facciano fare alla stessa un salto di qualità. Eh sì, un po' quello a cui facevo riferimento prima, perché se è vero che finora le seconde linee sono quelle che non sono riuscite a garantire lo stesso rendimento a causa di qualche infortunio della prima parte della stagione, bisognerà capire come comportarsi. Non sarà facile, ma diventerebbe questa stagione una stagione memorabile se si riuscisse a fare questo obiettivo e a concluderla in un modo che nessuno di noi dice per scaramanzia. Sarebbe un riscatto di una città che si è raffigurata con una squadra di calcio, non tanto con la società, con la proprietà, ma quanto con la squadra di calcio. Chiaramente si aprirebbero poi dei nuovi scenari, perché è chiaro che in questo momento una frattura così evidente fra l'attuale proprietà e la tifoseria non si presta a delle interpretazioni positive per il futuro del Catania. Io sono d'accordo e mi piace citare il mio amico Daniele Loporto, che vede, celebre giornalista catanese, vede nella attuale dirigenza del Catania un tentativo di riscatto ulteriore, quasi a volere superare questo conflitto, queste colpe di cui ci si è macchiato. È nobile l'intenzione, però non credo che ci siano i presupposti per poter ostinarsi ad una situazione di questo genere. Mi piacerebbe che ci fosse questo sospirato cambio di società, se le condizioni chiaramente lo consentono, perché chi deve subentrare deve migliorare quello che è il quadro tecnico-tattico e portare nuova linfa nelle casse del Catania. E questo lo ripetiamo sempre, perché in ogni caso questo lo abbiamo ribadito, fra l'altro la stessa proprietà del Catania ha espresso in maniera chiara la propria volontà in estate. È chiaro che se si dovesse addivenire a una situazione del genere dovrebbe essere fatto in maniera assolutamente seria e in tono migliorativo rispetto alla situazione attuale, quindi questa è una situazione molto delicata che comunque nei prossimi giorni potrebbe avere una schiarita. Adesso vedremo, ne parlavamo qualche giorno fa con lo stesso Alessandro Vagliasini, vedremo come si svilupperà. Al momento non possiamo dire assolutamente nel frattempo nulla. Io vorrei chiudere con Alessandro Russo, ricordando questa bella iniziativa, no, dei murales dello stadio Angelo Massimino, e poi mi diceva Vincenzo che tu hai anche un progetto musicale, no? Perché sei veramente un vulcano attivo. A proposito di vulcano, in questo momento l'Etna sta dando spettacolo, quindi magari due minuti facciamo un po' un riassunto, Alessandro. Io lo faccio volentieri. Mi sono occupato negli ultimi anni di tradizioni musicali non soltanto catanesi, siciliane, che sono a pertinenza dei barbieri. I barbieri, oltre a fare il loro lavoro di taglio e di rasatura, si occupavano anche di veterinaria, di medicina, facevano un po' di tutto, e non mancava nel loro salone anche la possibilità di suonare dal vivo, soprattutto chitarra e mandolino. A tal proposito, ecco, domani e sera ci sarà la possibilità, per chi ne avesse voglia, alle ore 19 in Piazza della Repubblica a Marzamemi, ci sarà la possibilità di ascoltare il duo da barba, che sarà ospite della iniziativa curata da Cono Cinque Mani. Lui sì che è un vulcano, io sono soltanto una persona che presta la propria passione a questo tipo di iniziative. Ci sarà la possibilità di partecipare al Sicily Coast to Coast, fortemente voluto da Cono Cinque Mani, che è il vero motore di questa iniziativa, che vede solo artisti siciliani, e quindi progetti dedicati in toto alla sicilianità.
Ecco, invece per quanto riguarda i murales, Alessandro, ecco, magari facciamo un piccolo riassunto perché si fosse messo in collegamento con noi adesso. Sì, in questo caso l'iniziativa è partita dal nostro amico Emanuele Rizzo, che vede la possibilità che i murales raffiguranti i grandi protagonisti della storia del Catania campeggino nelle pareti esterne dello stadio Cibali. Da lunedì ci sarà la possibilità di partecipare ad un sondaggio online sul sito www.muralesstadiocatania.it per scegliere 40 dei personaggi che più degli altri hanno lasciato il segno, ecco, in quanto a dedizione, in quanto ad amore, in quanto a passione e a spirito di sacrificio per quanto riguarda la maglia rossa-azzurra, e quindi ci sarà la possibilità di votare questi personaggi che diventeranno per sempre un segnale positivo e che raffigureranno lo stadio di Catania, dando anche una riqualificazione a questi muri che in questo momento sono abbandonati. È perfetto, questa è una bellissima iniziativa anche di riqualificazione urbana che è stata portata avanti anche con i ragazzi dell'Istituto d'Arte, che poi si occuperanno di realizzare questi murales. Quindi potete andare a votare, perché poi i personaggi li sceglieranno ovviamente i tifosi. Allora dobbiamo assolutamente chiudere, perché qua il buon Turi Compagnia sennò ci uccide.